Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi a questa iniziativa del Circolo Parasio, prima iniziativa di una serie che sono legate oltre a quella che è l'attività normale di produzione culturale del Circolo anche al 90° compleanno della nostra città d'Imperia. Che fa appunto 90 anni in questo 2013, come e abbiamo anche voluto sottolinearlo nella fascetta del libro. Faccio solo il nome perché tanto di tutto il resto di presentazioni non ne ha bisogno e mi avvicino per portargli il microfono. Giacomo Raineri. Buonasera a tutti, grazie di questa presenza così numerosa, grazie dottor Colangelo. Grazie all'autorità tutte, non vi cito perché dimenticherei qualcheduno e siccome mi conoscete molto bene, sapete che il sottoscritto in questo momento è emotivamente preso. Dicevo, vi leggo la prefazione, abbiate pazienza, rischierei di vi leggo la prefazione. Quando l'amico Enzo Ferrari mi ha comunicato la sua intenzione di scrivere un libro sul Parasio, ne sono stato molto lieto. Ho immaginato subito un gran bel libro e ben conoscendo le capacità e la costanza dell'ideatore, ho pensato che si sarebbe realizzato ciò che da anni desideravo. Enzo non si è proposto di scrivere la storia ufficiale di uno dei quartieri più significativi di Porto Maurizio, bensì ha inteso mettere insieme una raccolta di idee, impressioni e ricordi su ciò che era ed è il Parasio per la gente che l'ha abitato o lo abita. Per questo lavoro ha intervistato molte persone, le quali attingendo a memorie, affetti, esperienze personali hanno contribuito a tratteggiare un'immagine quanto mai viva e variegata di questo quartiere. Il borgo, a differenza di altri centri storici, è rimasto fortunatamente intatto nel suo nucleo fondamentale. Dall'alto della sua posizione alla sommità del promontorio, imponente nella sua bellezza, con le strade ardite, gli edifici storici, i Carugi, gli oratori, ha assistito imperterrito negli ultimi 70 anni ai movimenti migratori dei suoi abitanti. Se dopo la guerra molte persone, troppe, hanno abbandonato il quartiere antico, attratte dal desiderio della casa nuova nella città che andava estendendosi, sostituite peraltro gradatamente da immigrati che hanno saputo ben integrarsi, da alcuni decenni apprezziamo il fenomeno del ritorno di vecchi proprietari e turisti attratti dal fascino antico del posto. Costoro hanno ristrutturato e ristrutturano vecchi appartamenti, quali come seconde case, quali come abitazioni definitive, ripopolando vie e palazzi. Attraverso accurati, intelligenti restauri, il quartiere ha recuperato smalto. Il suo vecchio cuore ha ripreso a battere con maggior vigore. Ciò è avvenuto sia per l'avvicendarsi di tempi e situazioni, sia per gli apporti positivi di non poche persone. A questo punto devo esprimere la mia convinzione. Sono certo che se Parasio ha conservato e conserva tuttora una sua specificità, una sua fisionomia particolare sia esteriore che intima, un gran merito sia dovuto all'opera di sensibilizzazione, di richiamo alla conoscenza, di attenzione condotta con insistenza, direi con cocciutaggine, dal Circolo Parasio. Dalla sua nascita, più di 40 anni fa, l'organizzazione sociale e culturale che mi onoro di presiedere ha dato lustro e importanza al quartiere e alla città nella condivisione collettiva di momenti belli e brutti, importanti e dolorosi. Pur avendo assistito alla genesi e all'ampliarsi del libro,
mi sono volutamente astenuto da rilasciare in esse mie considerazioni personali, da riferire quello che sarebbe stato una miriade di ricordi, un po' perché avrei dovuto raccontare troppo, esaurendo il tempo e la pazienza dei lettori, un po' perché attingere al mio bagaglio personale mi avrebbe coinvolto emotivamente in maniera esagerata, dovendo ricordare avvenimenti, iniziative e soprattutto amici che sono andati avanti, come dicono gli altri. Enzo ha dato spazio e voce a molte persone che hanno vissuto o vivono il paraggio come qualcosa di importante nella propria esistenza. Pur consapevole del rischio che l'operazione potesse portare a tralasciare qualcuno, sono convinto dell'utilità, dell'originalità e della bellezza di queste pagine, che contribuiscono a darci la piccola storia del paraggio, una storia intima e vera, che continua nonostante il passare del tempo, le difficoltà attuali, i cambiamenti del vivere. Alle molte definizioni e ai differenti modi di raccontare e ricordare questo quartiere, il nostro quartiere, che incontrerete nelle varie interviste, desidero aggiungere, come con il mio semplice saluto, ciò che per me rappresenta questo borgo, nel quale sono nato e cresciuto e nel quale la mia famiglia affonda le sue radici: l'amore e l'impegno di una vita. Grazie. Amici qua presenti, che per tante volte è stato vicino al circolo e ha collaborato in nostre iniziative, è un amico di tanti anni, il dottor Stefano Delfino, premio Parasio, mi fa piacere ricordarlo, che ci parlerà appunto di questo libro, e gli passo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Preferisco stare in piedi, anche se non c'è molta differenza da me seduto ad a piedi, data la mia statura. È un libro importante, questo scritto da Enzo Ferrari, e lo è perché è dedicato ad un quartiere che è uno dei simboli della città, e perché è un palpitante atto d'amore per un luogo che gronda Liguria da ogni angolo ed offre intense suggestioni, anche letterarie. Non a caso il volume nasce proprio sotto l'egida del Circolo Parrasio, che di Imperia è una delle istituzioni più attive e autorevoli. Nelle quasi 200 pagine di, naturalmente, Parrasio, ma avrebbe potuto chiamarsi in un modo diverso, si sviluppa un viaggio nel cuore del quartiere. E da questo itinerario, che comincia con una passeggiata nel dedalo di scalinate, di carruggi, di piazzette, una passeggiata lenta e senza fretta, perché, come lo stesso autore sottolinea, il Parrasio si assimila lentamente camminando, un po' come accade per i cibi di qualità o per i vini da meditazione. Durante questo percorso Ferrari incontra gli abitanti del quartiere, abbiamo visto sono circa un centinaio, circa 100 oppure un centinaio, detto dal giornalista, mi vergogno, dai quali appunto si fa raccontare testimonianze, ricordi, aneddoti, personaggi del passato, alcuni ancora esistenti, altri no, ne raccoglie le storie, ne raccoglie anche le emozioni, e quindi, come giustamente ha sottolineato prima Giacomo, anche loro, gli abitanti, che Ferrari giustamente definisce custodi della memoria, hanno dato un contributo importante alla realizzazione del volume. Da questo viaggio, che ha un sapore un po' prostiano, emerge un affresco grandioso di quel microcosmo che è il Parrasio, un piccolo mondo antico che in certi momenti può ricordare anche, con il sorriso, il mondo piccolo di Guareschi. Mi vengono in mente alcuni pezzi, scampoli di questo libro. Non si può non sorridere, ad esempio,
nell'apprendere di quel signore che si ostinava a chiedere al verduriere le trombette dritte, perché così la moglie le avrebbe tagliate meglio, o nel venire a sapere che le panissette della Palina erano così buone che venivano a comprarle qui, pensate, persino da Onelia, alla faccia del campanilismo. Un mondo, quello rievocato e naturalmente Parrasio, che in gran parte non esiste più, ma che, per il quale, tra queste pagine, da leggere golosamente, affiora qualche rimpianto. Adesso ci sono le PlayStation, i videogiochi, allora i ragazzi giocavano alla limpa, ai calleri, a suttetta. Le donne si divertivano con la china, la tombola. E dalle testimonianze, come chiamarle, gastronomiche, si spandono profumi e sapori spesso dimenticati. Alcuni con nostalgia, come i gobeletti di Novarotto, ne cito uno per tutti perché ce ne sono varie pasticcerie o fornai che vengono citati nel libro. E c'è anche tutta una parte molto interessante dedicata alle ricette. Tra queste c'è anche quella del musciamme. Per fortuna il musciamme di tonno, perché essendo io delfino non sarei stato molto d'accordo. Non ne mangio musciamme perché mi sembrerebbe di essere un cannibale. Altri con amarezza e anche con disgusto, come le tagliatelle al cherosene, impastate in tempo di guerra, pensate, con la farina che era contenuta in un sacco sul quale si era riversata una tanica durante un avventuroso viaggio in Piemonte per fare scambio di prodotti commestibili con l'olio d'oliva. C'era molta fame, andavano bene purtroppo anche le tagliatelle al cherosene. Un libro, questo, che è articolato in più parti, ma che però va considerato nella sua globalità, come globalmente nella sua interezza, che costituisce anche un unicum, va preso il Parrasio. C'è un punto in cui l'amico Miro genovese chiede ad Enzo di indicargli quale sia per lui il simbolo del Parrasio. Ed Enzo ne elenca tanti, le logge di Santa Chiara, l'oratorio di San Pietro, la casa di San Leonardo e così via. Perché è proprio così, il Parrasio non può essere disarticolato, è un blocco unico, composto da case e da monumenti, ma anche da persone e da sentimenti, e dove il misticismo dei suoi templi sacri convive con il laicismo dei palazzi signorili settecenteschi. È un quartiere che ingiustamente a lungo è stato considerato un ghetto, come ricordava prima Giacomo, ma che invece meritoriamente, sin dagli anni 60 e 70, e grazie proprio anche all'opera del Circolo Parrasio, che all'epoca era appena nato, era neonato, è stato un laboratorio di integrazione sociale e culturale. Ad esempio attraverso i corsi di alfabetizzazione scolastici rivolti agli immigrati, alcuni dei quali, come ricordava appunto Giacomo, sono venuti a prendere il posto di coloro che invece erano andati a vivere altrove, che però adesso, poco alla volta, mi sembra che comincino a ritornare. Immigrati che la gente è venuta qui da altre regioni e successivamente anche da altri paesi, ma che, come la signora di origine istriana, è riuscita a imparare il dialetto, un altro dei personaggi citati nel libro. Qui, insomma, la dimensione umana è ancora un valore non trascurato, da non trascurare. Qui i ritmi della vita, imposti anche dalla penalizzazione di tanti angoli, ricordano quelli di una volta e non hanno il frenetico pulsare del centro della città. Nel suo lavoro, poi magari quando, se qualcuno di voi avrà delle domande da fare, se no le farò io a Enzo, lui ha per esempio censito le panchine, sono 30, anzi una trentina, dice lui, e le panchine sono proprio un simbolo del non avere fretta, del andare con lentezza per gustare i luoghi,
e i luoghi, i sapori, le atmosfere, i profumi e tutto questo. E quindi offre tanti e intensi spunti di riflessione questo libro, che restituisce vita a un'epoca ormai remota, un'epoca nella quale ancora i ciabattini risuonavano le suole delle scarpe e le suore clarisse facevano rammendi invisibili. Adesso si butta, si compra nuovo. Chissà, forse la lettura di Naturalmente Parasio potrebbe indurre qualche meditazione in chi si sente un po' a disagio nel consumismo di questo mondo di oggi e nella frenesia, direi anche, e potrebbe anche indicare una rotta alle nuove generazioni. E basterebbe già questo per definirlo, come ho premesso all'inizio, un libro bello, importante e ricco di significati preziosi. Grazie, buonasera a tutti. Siete fin da troppi. Ci aspettavamo una... Non si sente? Non ci aspettavamo una presenza così numerosa. Adesso forse si sente meglio. Una famiglia, una famiglia. Come? Una grande famiglia. Sì, anche il libro, no? Sì, sì. Io tra l'altro sono genovese, mi intendo precisarlo, perché poi era una nostra colonia, quindi Porto Maurizio era una colonia di Genova. Siete tutti i miei sudditi, tra virgolette. Una battuta sciocca, ma benvenuti. Vi ringrazio nuovamente. Effettivamente è vero, grazie anche a Sandro Manera, tanto collega anche di lavoro, che ha interpretato benissimo non solo la poesia, ma anche la parte del testo del mio libro. Effettivamente io, è vero, mi sono innamorato del Parasio. Io abito da circa una quindicina d'anni qui a Imperia per ragioni di lavoro, e effettivamente il Parasio, il quartiere Parasio è un quartiere che mi ha colpito da subito, non solo per la sua bellezza, per la sua, il fatto di essere circolare, si gira, si entra da una parte, si gira dall'altra, si va a sinistra, a destra, si sale, si scende. Ovviamente ha molte caratteristiche in piccolo del grande centro storico di Genova, no? Quindi ha queste caratteristiche che mi ricordavano un po' il centro storico genovese. In piccolo, perché ci sono delle particolarità, tipo l'oratorio di San Pietro, tipo il convento delle Clarisse, eccetera, che non ci sono neanche nel centro storico genovese. Il libro da qui poi, cominciando a conoscere anche un po' le persone, eccetera, mi ha fatto piacere poi arrivare a raccontare non solamente il quartiere come quartiere fisico, come oratori, piuttosto che case, palazzi, eccetera, ma raccontare, o meglio, far raccontare alle persone cos'è per loro il Parasio. E quindi, appoggiandomi in primis all'amico, permetto di dire, Giacomo Raineri, che mi ha un po' così instradato, e da qui siamo partiti tramite alcune persone, diciamo modo alcune persone, ad avvicinarne delle altre. Miro Genovese, che mi onora della sua presenza qui in sala, che mi permetto di dire, penso di non fare non svelare nessun segreto, è del 1923, quindi compie 90 anni come la città di Imperia. È vecchio come la città di Imperia. Poi tra gli altri anche Franco Milano, che adesso non vedo, è sparito. È sparito Franco, eccolo là, che è stato un po', il giornalista l'altro giorno è stato un po' il Virgilio della situazione, no? No, è quello che mi ha portato in giro, perché dice qua c'è quello, c'è quell'altro, c'è quell'altro. Non finivamo mai di fermare la gente per la strada, tipo giovedì mattina, per esempio, durante il mercato, oppure la sera andavamo anche nelle case a disturbare la gente.
E da lì è cominciato poi, ecco, un altro grosso bacino di utenza, tra virgolette, è stato la compagnia di Via Carducci. Luigi, che poi è lui l'artefice della compagnia, e tramite lui poi anche altre persone, soprattutto signore, che si sono dilettate a raccontarmi alcune storie. Storie passate, per esempio quella la famosa delle tagliatelle al kerosene, e anche più recenti. E comunque è quello, però il prototipo è stato un po' Miro Genovese, l'iniziale, proprio perché, prima di tutto perché Giacomo mi ha detto vai da lui che è un po' la memoria storica del palazzo. Perché Miro Genovese? Perché lui inizialmente, magari poi se vuole potrà dire anche due cose lui, a conforto di quello che sto dicendo, inizialmente come un po' tutti, come tutti i liguri, diciamo così. Inizialmente dice, ma cosa vuole questo, no? Chi è questo qua che viene da fuori, tra l'altro genovese, viene da fuori, cosa vuole, perché lo vuol fare? Inizialmente c'era un po' di, ah sì, è qua, ma mi aveva dato anche dei testi, dei fogli, dei libri anche scritti, dei libri anche, tra l'altro degnissimi, anche tra l'altro del dottor Del Moro, che non so se c'è stasera, spero ci sia, che ha fatto un bellissimo libro storico proprio, il mio non è storico, ci sono anche delle corbellerie dentro, di mia fantasia, infatti mi scuso eventualmente su quelle eventuali imprecisioni o trascrizioni non corrette di alcune informazioni. Mi aveva dato questi testi, poi parlando piano piano in vari passaggi a casa sua, fuori al bar a prendere il caffè eccetera, pian piano questa persona si è, come dire, sciolta, no? Cioè, ha dato il là e lo stesso poi è successo con Franco e con le persone che Franco mi ha fatto avvicinare del tempo. È un lavoro che è durato quasi 2 anni, questo non è, un lavoro che è andato avanti per quasi 2 anni. E ho cercato di abbracciare un po' tutti, di vedere, sono stato anche dalle Clarisse, dalla sorella Clarisse che gentilmente, molto cortesemente, mi hanno fornito anche una loro testimonianza, sono stato da Don Ivo, sono stato anche dalle tesore della consolata che non ci sono più, quelle che erano lì in via, si chiamano dagli Oleandri, no, via Benza. Ho avvicinato moltissime persone ed è stato, e il risultato è un po' questo. Un'ultima cosa, poi do la parola a Stefano Delfino, che è più bravo di me. L'ultima cosa, la copertina del libro. La copertina del libro è un bellissimo, ritengo bellissimo, penso che lo condividiate questa mia opinione. È una fotografia di un affresco che ho trovato in un appartamento privato al Palazzo. Ed è, ritengo, un affresco del Settecento, perché c'è ancora la Chiesa Vecchia, ci sono ancora gli orti e i verdieri, presumo quindi sia fine Settecento e inizio Ottocento. Ed è, ritengo, calzante rispetto al lavoro che ho fatto.